Vediamo in ultima posizione Zingoni, Balestri, poi davanti a lui sembra essere con il 43 è Francesco Castaldo, davanti a lui il suo compagno di squadra Tommaso Biancucci, poi a condurre ora era Lorenzo Boschi, che potrebbe lavorare in aiuto dell'uomo veloce, ovvero Vincenzo Russo, che si mantiene sempre in ultima posizione in maniera anche molto furba. Vediamo l'atleta anche della Forte Braccio lì in terza ruota, si tratta di Damiano Condello, poi Lorenzo Conforti in seconda posizione, per lui che ha già fatto due vittorie quest'anno potrebbe essere interessante, è veloce, è molto veloce Lorenzo Conforti, quindi qualcuno deve provarla a anticipare se sa di non essere veloce. Le immagini del palco, Luciano Talini, Mauro Renzoni, lì vediamo che siamo già con le immagini all'arrivo, vediamo con lo zoom, siamo andati subito a cercare gli atleti avanti, tutti schierati, vediamo chi la lancia per primo, sono gli atleti del pedale toscano ponticino con anche Lorenzo Conforti, esce ora Lorenzo Conforti dello Stabia, lo va a affiancare l'atleta del pedale toscano, lo supera, è nettamente il più forte, lo avevamo detto, è proprio lui e va a vincere e ad imporsi davanti a tutti. Proprio lui, Lorenzo Conforti della Hyperfinish, davanti a Tommaso Biancucci del pedale toscano ponticino. Terzo, Francesco Castaldo del pedale toscano ponticino. Quarto, Gianmarco Balestri Butese. Quinto, Damiano Condello Forte Braccio. Sesto, Vincenzo Russo, campione provinciale di Pistoia della Polisportiva Mille Luci. Settimo, Tobia Zingoni della Hyperfinish. Ottavo, Lorenzo Boschi della Mille Luci. Lorenzo Conforti, Stabia Hyperfinish. Per te oggi è l'ennesima vittoria. Terza vittoria, al primo anno hai avuto problemi di ambientamento, ma dopo Monte Carlo è andato tutto bene. Infatti le prime corse era un po', diciamo, a conoscere anche la gente, che ragazzi più grandi che non ci avevo mai corso. Poi quando, diciamo, c'è stata la rottura del ghiaccio a Monte Carlo, poi le cose stanno andando per il meglio e va bene così. Questa corsa che doveva prevedere due volte la salita di Buggiano non c'era, quindi tutta piatta, però è stata una fuga a deciderla, non la volata. Sì, siamo andati via in 8-9 persone, all'inizio non c'era molto accordo, però per fortuna c'era un mio compagno in fuga con me che mi ha dato una grande mano sul finale, siamo arrivati in volata e ce l'ho fatta vincere. Una dedica speciale? A tutta la famiglia, la squadra, soprattutto ai ragazzi che mi danno sempre una mano e speriamo vada bene anche loro con le prossime gare. Tommaso Biancucci, pedale toscano ponticino, un podio tutto da incorniciare, secondo e terzo col tuo compagno, a deciderla è stata una fuga? Sì, è stata una fuga a deciderla, sono entrato io, poi è rinvenuto da dietro il mio compagno, si è provato a fare la volata, io ho provato a tirargliela, solo che dopo ho visto che aveva un po' la gamba di slancio e ho provato a fare la volata anch'io, ho fatto secondo. Potevi giocartela magari anche in volata o hai preferito magari anticipare il gruppo? Ho preferito anticipare perché in volata sapevo di essere battuto, dato che c'erano molto più veloci di me, quindi ho provato a anticipare e è andata bene, dai. Francesco Castaldo, pedale toscano ponticino, un podio bellissimo per voi perché secondo e terzo, ci avete provato a mettere in mezzo Conforti ma alla fine è stato più forte. No, Conforti in volata si sapeva già che era più forte, dopo volevo provare a prendergli la ruota però sono rimasto chiuso e non ci ho fatta rimontarlo.